Elefantino Sport, Veste Campioni! Amici sportivi di Telecapri, eccoci di nuovo con Barrus, con rinnovato slancio e con rinnovato entusiasmo per portare nelle vostre case il judo e le arti marziali in generale. Cominciamo la nuova annata con questa trasmissione che è impegnata prevalentemente su un evento di amore per il judo. Parlo di quello che è accaduto alla Gonosen di Santa Cecilia a Battipaglia, dove il maestro Pietro Dossi ha festeggiato il quarantennale della palestra. 40 anni sul tatami, 40 anni in una palestra a creare piccoli e grandi judoisti. Naturalmente il maestro Dorsi ha organizzato una rimpatriata con tutti i suoi atleti, i migliori atleti, le cinture nere che per anni sono stati con lui sul tatami della Gonosen, e naturalmente ha invitato anche il comitato regionale. Erano presenti infatti il presidente regionale, il maestro Aldo Nasti, il maestro Di Santo, che è il responsabile regionale del judo, e poi soprattutto il maestro Gino Nasti, che è il responsabile nazionale del judo, quindi il massimo delle autorità possibili. Le immagini le abbiamo realizzate in occasione di questo incontro e sono toccanti, perché fanno vedere quanta passione c'è in questo nostro sport. Sicuramente vorrei ringraziare Aldo Nasti, il nostro punto di riferimento, e conoscete tutti, alle gare, sempre presente. Poi il maestro Muscatelli vi è stato presentato, conoscete bene lui la commissione esame, il vicepresidente regionale che è Bruno Di Santo, e Gino Nasti che è vicepresidente, l'hai presentato Armando, così, ai quali va la mia ammirazione e un ringraziamento per essere qua. Bravo Pietro. All'amico Piero, al maestro, e gli ho fatto una dedica molto semplice. A Piero Dossi, maestro di vita e di sport, con stima ed affetto, il tuo amico Giovanni Zanini. Grazie. Ok. La stessa cosa. questo momento, con i 40 anni dell'attività, è la stessa cosa, con profonda stima di conoscenza per gli insegnamenti dati. Apriamo la targa, vediamo. Eccola qua. Sì, grazie. Le altre palestre, maestro Marotto, maestro Pulisciano, Gallia, San Servando, ce ne sono tanti nella provincia di Salerno, sono una ventina, non sono stati invitati, perché i 40 anni l'abbiamo fatto l'anno scorso, i 40 anni sono stati fatti, l'abbiamo festeggiati così, perché quando abbiamo fatto il saggio sul palco abbiamo detto che la Gonosen aveva fatto 40 anni, ma non abbiamo fatto una festa, ci sono state delle piccole cose che non ci hanno permesso. A distanza di un anno, e ho promesso a tutti di invitarli e trascorrere una giornata. Non ci sono altri, abbiamo fatto un ponte, una palestra di periferia con Napoli. Hai passato tutte le altre. Sono tutti i miei amici, voi sapete, io vado d'accordo con tutti.
però ho voluto fare, rendere, non ci sono cinture marroni, non ci sono bianco, non c'è nessuno. Sono queste i miei allievi che hanno raggiunto, ecco la mia. Saluto all'amico maestro per ringraziare questa bella realtà che per noi è un punto di riferimento. Voi sapete bene anche come stiamo cercando attraverso il palasero di valorizzare questo rapporto. Siamo in attesa anche un altro tempo di questo, voglio fare il nuovo anno, quindi era solo ringraziare il maestro Mediatus, che è anche una generazione che va avanti. Quindi ringrazio tutti quanti voi, saluto il presidente a nome della città di Empoli, c'è anche il capogruppo La Procura. Sì, un attimo, lasciare un ricordo anche con un piccolo attestato di quello che è stato in questi 40 anni. Alla cintura nera Dino Dorsi, primo dan. Ah, io? Sì, prego maestro. Dino, da quanto tempo sei primo dan, Dino? È un po' di anni. L'insegnante tecnico Umberto Dorsi, cintura nera terzo dan. Alla cintura nera Pasqualina Sica, primo dan. Eccola qua. Signor, ma io non so se posso dire perché non ho. Alla cintura nera Giovanni Mottola, primo dan. Adesso non fa bene, no? Giovanni. Alla cintura nera Vincenzo Corversano. Alla cintura nera Giovanni Zarrillo. Vincenzo Chirichella. Alla cintura nera Cosimo D'Onofrio. Questi sono gli ovali, questi cintura. Ok, grazie. Fausto Amoroso. Bravo. Eravamo un che reciproci.
ultimo legato Armando. Armando, Lucio Cipolla. Lui, ecco, per la palestra Gono, sempre, lui non si è mai allontanato, è stato sempre, ha avuto sempre, un aggancio con la nostra palestra. E come qualifica, e lui ha la qualifica di maestro. Provincia e poi io ho un debole, ma penso che sia la provincia più bella della Campania, e quando soprattutto il Cilento poi rappresenta tantissimo, però a parte i gusti personali, il maestro Rizzo è stato il fondatore, diciamo il pioniere, e a lui in questo momento un po' delicato mandiamo il nostro amore, il nostro affetto, e soprattutto che il 2019 gli porti una rinnovata e ritrovata forma fissa, da poter risalire i risultati. Quindi è anche il nostro augurio. Elefantino Sport, beste campioni! Benvenuti a Napoli, Pomigliano d'Arco. E che dire, siamo orgogliosi di avervi qua in rappresentanza, possiamo dire, veramente di tutta Italia. Ringraziamo tutte le società che sono venute, ringraziamo gli amici di Udine, se dimentico qualcuno magari mi correggete. Amici di Udine, che è il primo anno che sono venuti, per cui ci fa molto piacere che vi aggiungete a questa grande famiglia. Come dire,
la rappresentativa Emilia Romagna, rappresentativa Toscana, rappresentativa Lazio, rappresentativa Sicilia, poi abbiamo gli amici della Puglia, gli amici del Trentino, un po' tutta Italia, Parma, il Banzai, abbiamo tanti amici che ci sono venuti a trovare. E oggi veramente è anche un piacere aver visto sul tatami, calcare il tatami a due campioni veramente che hanno segnato la storia del judo in Italia. Prima ho visto il nostro amico e campione che poi farà anche una parte dello stage, dedicherà un po' di tempo del suo tempo ai nostri ragazzi, e il maestro Girolamo Giovinazzo, più volte medaglia olimpica. Vedete dal numero di presenze, anno per anno aumentano sempre di più di quantità e di qualità. Sono scesi da tutta Italia e questo, voglio dire, per il buon nome del judo e del nostro judo campano, sempre è stato molto attivo per quanto riguarda non solo l'agonismo, ma anche per diciamo, tutto quello che è il nostro movimento judoistico. È un avvenimento importantissimo, specialmente durante le feste, che i ragazzi hanno tempo per potersi dedicare, per potersi allenare. Dopo saliremo a Roma, faremo un altro stage prima della stagione agonistica del 2019, dove poi chiaramente ci sarà tutto un percorso, diciamo giovanile nel mio caso, con atleti che dovranno fare le Olimpiadi giovanili, campionati d'Europa e campionati del mondo, e quindi dovremo poi selezionare un po' di atleti da tutta Italia, e poi chiaramente per quanto riguarda anche junior e senior. Junior, qua c'è una rappresentativa della nazionale juniores con il maestro Francesco Faraldo, che sta allenando insieme agli altri, quindi tanti, tanti allenamenti, tanti randori e chiaramente tanta qualità. Crescita esponenziale di partecipanti, e ci auguriamo che cresca sempre di più. E il fiore all'occhiello dei nostri eventi regionali, abbiamo la fortuna di ospitare la maggior parte delle palestre d'Italia con gruppi numerosi, abbiamo la presenza del campione olimpico Pino Maddaloni, del maestro Giovinazzo, medaglia di bronzo alle Olimpiadi, più Francesco Faraldo, i campioni del mondo, Cristian Parlati, Giovanni Esposito, Antonio Esposito, e che dire di più? Penso che più di questo non si possa mettere insieme. Una bella manifestazione, molto, molto sentita dai ragazzi, perché è l'unico modo di confrontarsi con atleti di un certo livello, cosa che purtroppo non può succedere in campo nazionale, perché
solo i migliori arrivano alle finali nazionali, e quindi incontrarli in Campania è una soddisfazione e un pregio per noi ospitare tutte queste persone. C'è la nazionale ospite, la nazionale junior capeggiata dal maestro Francesco Faraldo, che è responsabile per questa manifestazione. E che dire di più? Speriamo che domani e dopodomani venga ancora più gente e possiamo confrontarci ancora di più con le altre compagini nazionali. Questo stage anno dopo anno cresce sempre di più, infatti quest'anno abbiamo atleti di caratura nazionale, abbiamo qui atleti dei gruppi sportivi militari, atleti che vengono da ogni regione d'Italia, e per noi è un vero piacere averli qua e ospitarli qua al sud da noi. Laddove lo sport cresce è sempre bene stare assieme e avere una continuità progressiva per un futuro del judo italiano. E io sto qua in qualità di tecnico della nazionale italiana juniores, atleti che partecipano già alle qualificazioni olimpiche per le prossime, quelle di Tokyo 2020, e con una buona speranza che possa uscire un nuovo campioncino da questo gruppo. Naturalmente questo stage sta crescendo anno per anno e noi siamo contentissimi e felici di stare qui e rappresentare anche il Lazio. Io adesso ho una società, quindi sono ancora più incentivato a collaborare con queste persone che sono fantastiche sotto l'aspetto lavorativo, e quindi anche quest'anno siamo noi presenti. E ringrazio Bruno Di Santo dell'occasione che ci ha. Grande esempio di sport. Oggi 28 dicembre, tanti ragazzi ad allenarsi in un periodo di Natale dove un po' tutto rallenta e il judo no. Complimenti a questi giovani e fanno ben sperare per il futuro. Trattasi di attività molto forte, particolare, che migliora l'atleta, e crescono tanto poi, non importa di dove siano, nord, sud, l'importante è che siano italiani a portare le medaglie in Italia.
viva la nostra federazione. Chiaramente volevo ringraziare il presidente nazionale del settore judo, il maestro Ginonasti, che si è prodigato anche quest'anno per far sì che ci fosse presente a questo raduno la nazionale italiana con un folto numero di atleti, credendo e sostenendo questa iniziativa. Grazie anche a Telecapri che ci permette di far conoscere questa bellissima disciplina. Elefantino Sport, veste campioni!